Ed eccoci pronti per presentare un'altra band inedita che cercherà di calcare il palco del Lavica Rock 2019. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, voi siete? I Dance Malora. Dance Malora, perché questo nome? Allora, il nome nasce veramente dall'unione, da una crasi dei nostri nomi. Però poi alla fine risulta una sorta di guerra all'ascolto facile, contro la dance, contro il pop più semplice. Noi siamo abbastanza complessi nel nostro modo di esibirci e di creare i brani, diciamo. Quindi la dance la portiamo verso la malora. Quindi siete, insomma, quelli che lottano ancora per cercare di ghettizzare alcuni lati della musica, perché poi, volente o nolente, è così. Chi crede nel suo genere sappiamo che purtroppo viene ghettizzato, ma noi con Lavica Rock ogni anno cerchiamo un attimo di sfatare questi miti, di far crollare questi muri. Sì, beh, diciamo che noi non ci riconosciamo in un genere preciso è forte, diciamo. Noi abbiamo la voglia di sperimentare quello che ci viene in mente, i vari ascolti che abbiamo li mettiamo dentro la nostra musica, partiamo dal jazz, la fusion, il rock, il grunge, il metal, cioè di tutto. Poi quello che esce fuori è la malora. Beh, la musica è arte, quindi è come mettersi davanti a una tela per un pittore e dipingere quello che gli passa per la testa. Abbastanza espressionisti in questo. Allora, sono curioso di ascoltarvi e vedere un attimo cosa tirate fuori. Intanto ditemi chi siete, i vostri nomi e ovviamente i ruoli all'interno della band. Ok, io sono Alberto, canto e suono la chitarra. Daniele, suono il basso. Marco, suono la batteria. Ence alle tastiere. Bene, li abbiamo presentati. Ora so che avete preparato qualcosina da farci ascoltare. In acustico ovviamente per voi è un po' particolare, perché mi hanno detto che suonano più sull'elettronico, mi avete detto elettronico elettrico rock, insomma, un po' complicato. La matrice è quella rock, poi dentro ci mettiamo un po' di elettronica perché ci piace, perché vi piace. Sì. E quindi esce fuori questo. La base comunque ovviamente è rock, sì. Però siete riusciti a portare qualcosina fatto anche in acustico e può essere è stato un nuovo esperimento. Chissà, avete visto, esce bene, suona sicuramente divertente. Bene, allora adesso li ascoltiamo. Prima di ascoltarli però ditemi per quale motivo gli amici a casa dovrebbero votare proprio voi per farvi suonare alla Lavica Rock 2019. Perché siamo belli. Ovviamente, non avevo dubbi. Perché siamo bravi. No, e poi perché sul palco diamo il meglio di noi, secondo me. C'è il momento in cui ci divertiamo di più e quindi facciamo divertire di più, penso. Beh, allora a questo punto ascoltiamoli e poi sarete voi a decidere se mettere un like sul loro video oppure no. Ragazzi, io sono veramente curioso di ascoltarli in elettrico, rock, elettronico, come dicevano prima. Se voi siete curiosi come me, mettete un like su questo video. Io vi faccio ovviamente i miei in bocca al lupo. Speriamo di rivederci alla Lavica Rock 2019.
A voi ovviamente do l'appuntamento il 7 e l'8 di settembre, Parco Antonio Niante di Via Grande, la Vica Rock 2019. Ciao ragazzi, grazie. Ciao.